Taranto, gli spettacoli, la valorizzazione degli artisti, il mondo degli eventi è un mondo particolare a Taranto. Sembra quasi che non sia aperto a tutti. Ne parliamo con Fabio Fornaro, che è appunto un operatore culturale, un attore. E allora Fabio, noi rispettiamo certamente quegli artisti che vengono coinvolti dall'amministrazione comunale per i vari eventi. Nulla di personale nei loro confronti, per l'amor del cielo, però noi notiamo che alla fin fine, alla fine della giostra, i nomi sono sempre quelli, le persone sono sempre quelle. Non molto spazio per i tarantini, ma al di là di questo, cioè, noi vorremmo una rotazione, vorremmo che tutti gli artisti, grandi tra virgolette e piccoli tra virgolette, venissero coinvolti. Certo, anche perché questo si configura all'interno di un discorso che comprende tutte le arti, e quindi parliamo di teatro, parliamo di set cinematografici, parliamo di concerti, grandi e piccoli che siano, gratuiti e a pagamenti che siano, perché è chiaro, è normale. Nulla si fa gratuitamente, questo va a... Ci sono dei costi e ci sono giustamente le performance degli artisti che devono essere lecitamente e in maniera equa retribuite. Assolutamente sì, quello che magari noi esperti del settore ci auguriamo è quello comunque di venire conosciuti e riconosciuti ancora di più da quelli che sono gli amministratori, da quelli che sono i delegati, da quelli che sono gli assessori, in questo particolar modo alla cultura. Ecco, Fabio, consentimi, dicevo, i soliti noti. Per chi evidentemente, non so, non rientra in certe scelte felici, le possibilità sono a zero, nel senso che, anche considero le tue capacità, alcuni progetti, alcune proposte da te o da altri artisti presentate puntualmente sono ignorate, e invece puntualmente certi artisti vengono impiegati. Ripeto, nulla di personale, ben venga che i soliti certi artisti lavorino, però è giusto che lavorino tutti, che non ci siano figli e figliastri. Che lavorino tutti e che lavorino il giusto in maniera equa ed uguale. Questo va assolutamente, assolutamente portato all'attenzione della cittadinanza e di chi deve svolgere appunto questo lavoro. Altrimenti si ingenera il dubbio, che poi diventa abbastanza fondato, che se non fai parte degli amici non hai spazio, e questa è una cosa disdicevole. Come per esempio l'opportunità che potrebbe essere data a qualsiasi compagnia teatrale, parlo in questo momento di teatro, potrebbe essere data a qualsiasi compagnia teatrale l'opportunità di essere inserita all'interno dei cartelloni che vengono ogni anno inseriti, appunto, vuoi per il Teatro Orfeo, vuoi per il Teatro Fusco. Anche una certa turnazione, un certo turnover, una alternanza. Vedi Fabio, quando si assegna, c'è un appalto, no? Faccio un esempio, io ho una società di comunicazione e io ho lavorato molte volte con le scuole proprio per il discorso dell'orientamento scolastico. Opportunamente i dirigenti scolastici mi dicevano: Luigi, non possiamo lavorare sempre con te, quest'anno lavoriamo con te, il prossimo anno lavoriamo con un altro, il prossimo anno con un altro, perché giustamente ci deve essere un turnover. Qui non è così a Taranto, col comune di Taranto. Assolutamente sì, i nomi bene o male gira e rigira sui cartelloni, sulle locandine, sono sempre gli stessi. Non vorrei che passasse il messaggio che questa sia una lamentela da parte mia, più che altro ecco una sorta di spazio
speranza futura, mettiamola così, affinché tutti, indistintamente, tutti possano avere le pari opportunità di lavoro e di possibilità e di valorizzazione, di crescita dei propri progetti, perché ci sono progetti di un sacco di operatori culturali, di attori, di compagnie teatrali che sono assolutamente valide, ma se non si conosce la loro esistenza, naturalmente queste non verranno mai messe in mostra per tutti. Per concludere la nostra interessante chiacchierata, gli eventi, beh, soprattutto quelli estivi, a Taranto vediamo che ci sono troppi eventi a pagamento. Vediamo che in altri comuni o in altre realtà gli eventi a pagamento sono pochi e gli eventi, diciamo, aperti, open, gratuiti, sono davvero numerosi. Questo per far sì che chi non ha la possibilità di pagare possa ugualmente distrarsi, no? In questa torrida estate, altrimenti diventa la città di Taranto, per quanto riguarda gli eventi, Fabio, diventa un po' il teatro alla Scala. Sì, è chiaro che... Proprio per superare anche questa visione un po' troppo elitaria. Se io devo pagare 50-60 euro per vedermi Gigi D'Alessio, come è accaduto negli anni scorsi, con tutto che io sono un fan di Gigi D'Alessio, me lo vado a vedere allo stadio, non c'ho bisogno dell'evento organizzato dal comune. È lo stesso discorso che facevamo prima, alla fine bisogna dare l'opportunità non solo a chi lavora sul palcoscenico, ma anche a chi vuole godersi uno spettacolo qualunque esso sia. È giusto che mutuando magari l'esperienza dai comuni della provincia, vediamo Leporano, vari cartelloni estivi che contemplano una gratuità dell'evento. Assolutamente sì, è giusto che eventi come il Medimex, per esempio, o come il Medita, possano essere messi a pagamento. Devono essere delle eccezioni. Sono eccezioni, è chiaro che poi bisogna dare l'opportunità a tutti gli altri di poter fruire anche gratuitamente, assolutamente sì, di qualunque tipo di manifestazione artistica. E concluderei dicendo, mi piacerebbe vedere anche qualcosa che non sia solo ristretto al centro della città, ma cercare di fare anche qualcosa, e non parlo nemmeno di periferie, negli altri quartieri, non solo borgo. Decentrare al di fuori delle quattro mura, per così dire, del borgo sarebbe plausibile. Anche perché la città è di tutti. La città è di tutti e non è necessario che la gente si debba ogni volta spostare in centro con tutti anche i problemi che poi nascono. Concludo, Fabio, dicendo anche per valorizzare quelle aree della città che magari hanno bisogno di un po' di ossigeno, e certamente gli eventi culturali e gli spettacoli conferiscono, danno questa così botta, passatemi l'espressione, di ossigeno.